Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, buona domenica ragazzi. Oggi è una giornata un po' impegnativa perché insomma anche il compleanno di mio padre, quindi tante cose da fare, ma oggi, questa domenica, intanto sto tenendo la facecam a tutto schermo perché c'è una sorpresa. Andremo a giocarci il pronostico, insomma, di Roma-Juventus, scusate, Roma-Napoli, Roma-Juventus, non lo so, Roma-Napoli, e ovviamente ragazzi insieme alle altre due partite che rimangono. State a vedere un po', ecco qua, siamo su PES 2021, perché Black Friday ho trovato il bundle a 20 euro, ho detto, non sono te, lo lascio lì, e sì che ne ho assolutamente approfittato. Facciamo un MyClub. Parto da zero, l'ho fatto a PES 2018, il MyClub raggiunse la divisione, mi pare, 4-3 con mio cugino, insomma, si fece veramente tanta strada, tra l'altro avendo gente in squadra come Zaza, come avevamo Gundogan, non è che fosse chissà cosa. Nazionalità regione, intanto Italia. Sede sociale, Bitonto. Se c'è la mia città, ragazzi, no, andiamo alla V. Yes! C'è la mia città! Allora, la squadra. Allora, il Milan, avendo fatto l'aggiornamento, dovrebbe avercela. Le divise dovrebbe avercele, se non vado errato. Non capisco perché non abbia numeri dietro la schiena. E questo fattore mi preoccupa un pochino. Quindi vado a controllare un attimo se le altre squadre ce li hanno i numeri dietro la schiena. No, non c'è nessuno. Vediamo un attimo il Napoli per variare un pochino, come secondo deve essere quella azzurra chiara, verde acqua, terzo deve essere quella nera. Sono veramente, veramente indeciso, signori. Ma comunque, fatevi un attimo l'Udinese. Fatta assolutamente meglio rispetto a FIFA, cioè quello purtroppo, signori, va detto, ma è fatta veramente meglio. E ragazzi, mi trovo un po' spaesato, dirvi la verità. Vabbè, scelgo il Milan comunque perché c'ha... gli ho messo la patch, quindi, insomma. Ho messo 40 qua. Inghilterra ce n'è. Italia. Boh, mettiamo Italia. Che cazzo devo fare? Ah, ok. Ci sono le città. Beh, Viareggio, direi. Anche se comunque ho disattivato la telecronaca sia su PES che su FIFA. Che perché veramente mi rompe i coglioni. Allora, si chiamerà... come la stessa squadra di foot. Ok. E quindi l'allenatore. Ok, qua da quel che mi ricordo ogni allenatore ha un modulo non modificabile. 4-2-3-1. Anche se mi piacerebbe molto giocare a due punte, però con 4-3-1-2 non è due esterni, quindi io puntavo a un 4-4-2, ma mi accontento del 4-2-3-1, dai. Allora, firma un contratto professionista, ok. Allora, pensi, Sergio Ramos, Maneca. Ok. Preferisco tenermi qualcuno di più forte, ma che mi duri un po' di più di partite. Col 4-2-3-1, un trequartista chiamato Josip Ilicic potrebbe fare al caso nostro. Anche qua, ragazzi, abbiamo a che fare con i giocatori in prestito. Mamma mia, che squadra. Eriksson, c'è chi ha Eriksen e c'è chi ha Eriksson. Vasili, Giorgia, Canning, Aitik, Granville, Schipper, Sean, Goyos. Sono più o meno gli stessi giocatori che troviamo tutti gli anni. Insomma, già per 2018 mi ricordo che la squadra Taravaral era questa. Ok, spirito di squadra che dovrebbe essere, penso, principalmente l'Intesa. Vediamo sostituti, ok. Ok che mi stai facendo un tutorial, ma... oddio che palle! Agente speciale, dai, dammelo questo agente speciale, dai! Vediamo che giocatoroni mi dai. Tanto ormai, dai pacchetti di foot che sto ricevendo ultimamente, non mi aspetto veramente più nulla. Raffaele polacco... no, austriaco mi pare. Del Benevento? No. Fernandez. Non so chi cazzo sia. Ma un 80 c'ho CC, scusate. Ok, buono, buono. Raffreddore, ragazzi. Ok, osservatore. Da, oddio mio. Età 24 anni, slot 3. Dai, posizione P.
se mi dai un attaccante buono, non mi dispiace mica. Mamma mia, guarda anche il naso. Sorprendimi, sorprendimi, cazzo. Cioè, l'unica sorpresa che mi fa fare veramente una spruzzata di merda isterica. Casa aste. Ah, ci sono anche le aste adesso. Forse c'erano già, ma probabilmente non mi ricordo. Sfide di oggi. No, no, non mi dire che mi vai a obbligare a fare una partita, perché non ci credo. Non ho nessuno a giocare in coppa, quindi ok, mi lasci stare? Grazie. Ok, sbrighiamo tutte le faccende adesso. E che cazzo. No, no, ma ok, abbiamo una punta 68 che è Goyos. Oddio. Ma io un terzo adesso 67. La portata al posto di questo. Vabbè, ragazzi, io boh, non lo so. Mi sembra che il mondo veramente ce l'abbia con me. 64, 60. Che cazzo, la perde i polmoni, eh? Intanto magari questo Fernandez me lo stava mettendo 75. E quando magari riuscissi a spostarlo come CC, riuscissi a spostarlo come CC. Oh, ok, perfetto. Andiamo a fargli rendere un po' di più. Bene che non sono allergico quasi a nulla, a parte alle luci intense, ma questo è veramente, mi sento due palle da bullying al posto dei polmoni. E questo povero paravento è zuppo. Ok, qua mi danno un icone in omaggio, immagino che sarà in prestito. Vediamo chi è. Vediamo chi ci danno. Così non si capisce. E è... sembra lui sfigo, a dire la verità. No, Marco Van Basten. Beh, insomma, 93. Ok, perfetto. Agente top, quanto me lo fai pagare? Agente speciale, fa vedere. Ok, abbiamo due agenti in regalo. Andiamo a vedere chi ci danno, così magari da... Vabbè, questi sono giocatori che ovviamente non prenderemo mai. Gli sto veramente intrippando, signori. Giuro. Molto più bello, secondo me, il World Cup di PES rispetto a FIFA, eh? Chi sarà? André Silva. Ok. Beh, li che abbiamo già sicuro. Mi dispiace solo che dovrà fare conti con Marco Van Basten. E quindi niente. Club Star se li ho messi, vediamo chi. Ok, 100% sarà un pallone nero. Spagnolo. Del Barcellona. Non dire che è Messi. È Messi davvero. Ma il bello è che adesso voglio capire se sono in prestito oppure no. È quello che vorrei veramente capire. Ma intanto prendo un agente top, giusto per condire la salsina, e direi di prendere assolutamente un difensore. E questa è la cosa veramente più importante. Paga con monete, tanto al 2200 ci stiamo larghi larghi. E poi vedrò anche di prendere un portiere più tardi. Difensore del Chelsea, Emerson Palmieri. Eh sì, Emerson Palmieri. Terzino sinistro, ragazzi, meglio di nulla. Di nulla. Ciao, Emerson Palmieri, Julien e G. Silva. Ok. Adesso andiamo a comprare un portiere, che è la cosa veramente che ci serve di più. Oblak, Alisson, Neuer, Sterling, Schengen, De Gea, Courtois, Ederson ci farebbero molto, molto, molto comodo. Vediamo, ragazzi, vediamo. Argentino? Rulli? Mi pare. Aguirre.
Portiere 76, ragazzi, non mi soddisfa, riprovo con un portiere. Mi spiace, ma sono... ci provo con un portiere. Troppo poco, troppo poco. Meno male che i pacchetti qua costano relativamente poco. Inglese. Perché ho detto austriaco prima, non so perché. Inglese potrà essere... È Allison! No, sì, è Allison! Oh, a posto, signori! A posto! Abbiamo Allison in porta! Poi c'è andato Sepe, c'è andato Gaita, come cazzo si chiama? E la squadra più forte è PES in 5 minuti che in FIFA in 2-3 settimane. D'accordo. Ragazzi, adesso sarei tentato da prendere un allenatore col 4-3-3 perché vorrei far giocare Messi. E mi sembrerebbe ovvio. Mi costerà l'ira di Dio 560 monete. Però secondo me ne vale la pena. Non so se l'allenatore vecchio è andato via. Vediamo chi. Cioè, ma un attimo, gestione squadra. Ho pagato le monete. Cioè, ora mi volete dire che ho pagato le monete, ma non mi dà l'allenatore? Che stronzo. Che pezzo di merda. Ma vaffanculo, potevo comprare 3 pacchetti. Ma vattene a fare in culo. Oh, ok. Tutto torna. Allora, Allison. Terzini sinistri, chi abbiamo? Abbiamo questo 81, chi è? Emerson Palmieri. Vasellina. Abbiamo un 78, un 77, un 76. Abbiamo la fiera dei difensori. 76. No, 77, che cazzo faccio? Non lo voglio, G. Silva. 77, poi Giorza. 69, abbiamo un... No, si rimane con 69. Ma che cazzo fai? Fernandez così diventa 80. 64, 75, ok, 65, 69. Allora, Ilicic, qua Messi, qua Van Basten. Se tipo spostassi... no, mi rende più di qui. Ok, non abbiamo un'intesa molto alta, però ci accontentiamo. Tanto Andre Silva va qui. Ora faccio tutta la panchina, poi ovviamente taglio il video. Ok, ho competito in preparatore tipo quasi tutta la panchina. E voglio vedere... ci sono gli scambi? Come in FIFA? Datemi a vedere. Ah, scambio a doppioni, ok. Allenamento. Abbiamo 12 preparatori. Mi piacerebbe riuscire a portare Van Basten a 99. E tipo glieli appioppo tutti, che succede? Ok. Non è neanche cresciuto livello 2, ma ok. Almeno mi sono torto dalle palle quella gente lì. Ok, abbiamo tranto 3 record. Vogliate. Ok, vediamo le sfide di oggi. Allora, match day. Wait one second. Partita. Partita classificata. Partita amichevole contro Com. Deve essere queste divisioni, se non vado errato. Ho detto, ragazzi, c'è un po' prendi la mano. Sicuramente da 2 anni, da 3 anni a questa parte le cose saranno un po' cambiate. Divario leggero, ok, pari livello. Ok, andiamo a matchmaking. Minchia, la mia squadra è già salita a 4 stelle. Vabbè che quella di FIFA mi è 5 stelle, però vabbè, è anche ovvio che le valutazioni sono diverse. 2000 years later. Ok, vedo che la situazione tipo qua non si smuove. Quindi è un problema di PES purtroppo. Mi ricordo che anche a PES 2018 faceva veramente tanta fatica a trovare gli avversari. Coppa Challenge, faccio una partita. La fai fare? Tanto è iniziata Sassuolo Inter. Team Strength Challenge. Cavolo, vado a caso, cioè, non guardate quello che sto facendo. Niente, mi sono rotto le palle di aspettare, quindi la faccio in locale. Che cazzo devo fare? Vediamo se mi trovi l'avversario in locale. Grazie al cazzo. Possiamo scegliere lo stadio? Oh, possiamo anche scegliere lo stadio, grandissimo. Oddio, da quanto non gioco allo Juventus Stadium? Sarà la FIFA 19.
Stadio Olimpico. Oh, Stadio Olimpico, lo adoro, lo adoro lo Stadio Olimpico. Dai, giorno, state sereno. Divise, vediamo un attimo, ci abbiamo 4 divise. Ok, così, mettiamo calzoncini neri, va. Vediamo un po' com'è e come non è. Ok, non c'è intro, non c'è niente, perfetto, ok. Ma cazzo fa Van Basten? No, vabbè, dai. Vai Messi. Ok, ok. Non mi pare così difficile vincere contro sta squadra. A parte che tiri... potrebbero controllarli un pochino di più, a dir la verità, eh. State buoni su Instagram. Guarda Van Basten! Marco! Van Basten! Ok, gioco un po' da ragazzi, cioè nel senso... non so effettivamente a che livello mi stia facendo giocare, ma... va bene che ho un attaccante 96 che mi sta facendo veramente di tutto, però non mi pare per ora di avere veramente grandi difficoltà a giocare con questa squadra. Poi ovviamente il tutto va visto in un'ottica online, però siccome online ho aspettato tipo un quarto d'ora per degli avversari, mi sono rotto la nerchia e ho deciso di fare la partita in locale. Gol di Marco Van Basten, 1-0 dopo a 9 minuti. Oh, perfetto. Ti giro ancora Van Basten di pallonetto. Vabbè, non volevo fare subito il 2-0. Non volevo. Buono calcio d'angolo. Come mi piacciono i calci d'angolo, le battute così, ragazzi. Libidine doppia, libidine coi fiocchi. Salta. No, non salta. Minchia che fucilata, chi era? Emerson Palmieri. Vabbè, partita agevolissima. Van Basten nel destro, Murato. Sarà calcio d'angolo. Sì, è inutile che ti disperi, dai, tanta Murato, succede, hai fatto anche gol. Ci prova da fuori qualcuno e prende a traversa Van Basten. Minchia, ma che sculo. Oh mio Dio. Tanto ragazzi, sono un catorcio, sono veramente marcio dentro. Messi, guarda MVB. Guarda! Josip Ilicic. Ormai ragazzi, sia su FIFA che sul PES questo ragazzo è una certezza. E comunque la maglia del Milan che c'ho là dietro è fatta molto meglio su PES ed è una patch che su FIFA, eh. Probabilmente i numeri non sono quelli originali, purtroppo lo sappiamo, ma fatta assolutamente meglio, probabilmente di gran lunga. Vabbè, 2-0, gol di testa di Josip Ilicic. E niente, non mi sto divertendo, di verità, cioè veramente non mi mettono nemmeno in difficoltà questi avversari qui. Ok, prima cosa che farò, via, non butterò, a parte quello, compare qualcuno a centrocampo. Cioè, troppo, un buco troppo grosso tra la difesa e l'attacco, che va assolutamente colmato. È vero che c'è quel ragazzo 80, Fernandez, come sì, Fernandez, ma non credo che sia, non, cioè, non sia sufficiente, ok? Messi a giro, la palla rimane lì, Van Basten è regolare? Ok, proviamo risultanza completa 2. Che succede? Bella risultanza completa 2. Bellissima risultanza completa 2. Ok, 3-0. D'accordo. Il MacLab sta funzionando. E Ilicic spacca comunque i culi.
Ma okay, lo sappiamo benissimo che PES non è un gioco tanto skilloso, quindi mi ci trovo anche abbastanza bene. Ma che palla ha messo Josip Iličić? Ma che palla ha messo Josip Iličić? Che palla ha messo Josip Iličić? Ce l'hai così, ce l'hai piccolo così. L'Inter sta vincendo? Chi ha fatto gol? Dimmi che ha fatto gol Lautaro Martinez. Almeno ce l'ha fatta calcio. Mi ha fatto l'assist. Vai, perfetto. Tanto Sanchez non ce l'hanno anche contro. Ok. Che palla di Josip Iličić. Iličić, ve l'ho detto ragazzi, che Josip Iličić è una mina. A parte che ora col 4-4-2 di... che c'ho FIFA. Iličić è rimasto fuori. Tutto si importa, signori. No, non posso prendere gol al primo tiro. Un po' da calcio d'inizio. No, no, qua non esiste il kick of glitch. Non siamo su FIFA. E quando ho fatto gol e ripartono, sono molto più tranquillo. Anche perché, cioè, dovete sapere che su FIFA ho paura di fare gol, perché poi c'è il kick of glitch. È così, tanto dopo lo vedrete. Dopo, tanto ci vado su FIFA, quindi lo vedrete tranquillamente. Questi errori no, questi buchi no. Che progressione di questo numero 5. Sei un campioncino. No, sei veramente una merda. No! Grande Alisson. Bravo, 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 signor Alisson. Messa a calcio d'angolo. Oh yes, baby. Ok, hanno cominciato a giocare. In via ufficiale hanno cominciato a giocare. Ma non penso che il risultato sia recuperabile. Non siamo su FIFA, dove ormai vincere 4-0 e farsi recuperare è all'ordine del giorno, anche se ti chiudi in un'altra difensiva. Dai! No, questo l'hai preso da FIFA, però. Giallo! 2-0. Dell'Inter non ho nessuno contro il fantacalcio. Autogol di Kirikes, che palle. Per il secondo Lautaro Martinez, magari, dato che ce l'ho in campo, farebbe anche un favore. Ma la Madonna! Ok, qui l'omino sul pallo non ha alcuna utilità. Buono. Guarda Messi. Primo di non portare in secondo tempo all'87esimo. Peccato, 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 peccato. C'è ancora il treno come... Yes, c'è ancora. Vai Van Basten. Iličić! Josip Iličić! Che bordata! Che bordata! Tra l'altro lui è mancino. Ma no, oggi ha deciso di essere destro. Josip Iličić! Replay, ragazzi, fatti benissimo, Tan! E il portiere... la può solo guardare. E niente, signori. 5-0. Mai che avremmo vinta si era capito, però bisognava solo sapere quanto. No! Che grande! Tripletta di Marco Van Basten! Tripletta di Marco Van Basten! Ok, 6-0. Tanto penso che non ci fosse neanche recupero. Grazie che Sultan davanti alla telecamera. Fatto benissimo, cioè, complimenti davvero. Solo che magari Van è staccato da Basten. Magari. Ma sono dettagli. Ok,
Voglio contare un attimo, se è Roma-Napoli o Napoli-Roma? Napoli-Roma. Napoli-Roma. Sei a zero. Tu fischiassi. Ok, prima partita della stagione su PES è andata. Non so veramente quanto sia durata tutta la partita, ma credo un pochino di più rispetto a FIFA. Ma c'è il pallone della tripletta. Un ragazzi, io penso che un giocatore come Van Basten, qualsiasi aggettivo per poterlo definire sia, ovviamente parlo, come dire, nella realtà non parlo di PES, non parlo di MyClub, non parlo di FIFA, parlo ovviamente della nuda e pura realtà. Ma un giocatore come Marco Van Basten, vedete, non si hanno aggettivi per poterlo classificare. Ok, prima di uscire a fare pronostico di Napoli-Roma, voglio un attimo comprare un pacchetto centrocampisti. Sì, voglio farlo. Ok, problemi? Se avete problemi, chiudete il video. Centrocampista. Ok, paghiamo con monete, dai, questa volta. Vediamo. Gioca in Francia. È del PSG? Verratti? Dimmi che è Verratti. Non è Verratti. Ander Herrera. Quanto è? 82. Vabbè, meglio che di nulla. E ragazzi, niente. A questo punto cerco anche un difensore centrale, dato che ci sono, raga. Quest'altra pago con GP e vaffanculo. Vado veramente a fare pronostico di Napoli-Roma, dai. Poi dopo c'è anche andare su FIFA, insomma, è un video molto impegnativo. Questo gioca in Francia, che palle! Del PSG? No, del Marsiglia. Deve essere forte. Da. Poi anche un terzino destro, non me ne faccio un cazzo. Sbatte cazzo. Vabbè. Dopo questo, ragazzi, io taglio il video e ci vediamo al pronostico. Insomma, ecco qua la cornice di PES con Napoli-Roma. Un'interfaccia sicuramente molto 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 apprezzabile. Mi piace. Quindi ho deciso, ragazzi, che i pronostici futuri, decisione che comunque ho preso ieri e me l'ho dimenticato di comunicarvela, se coinvolgono due squadre che hanno licenza sia su FIFA, cioè ok, ci riprovo. Se le squadre coinvolte hanno una licenza su FIFA, si giocherà su FIFA. Se l'hanno su PES, si giocherà su PES. Nel senso, se la Roma o la Juventus, bellissimo comunque lo stadio, se per esempio sarà Roma-Juventus o Barcellona, che comunque sono squadre testimonial, giocheranno partite contro squadre che hanno licenza su PES, si giocherà su PES. Se invece Inter, Milan, squadre sia chi gioca in casa che chi fuori ha la completa licenza su FIFA, si giocherà su FIFA. Ovviamente per rendere le cose molto più realistiche. Domenica sera a Napoli, lo stadio assomiglia molto al San Paolo. Lazio merda. Adoro chi fa ste facce, Lazio merda. Tutto rispetto per la Lazio, ovviamente. Ora voglio vedere se l'interfaccia della Serie A, dato che è la prima volta in assoluto, almeno da quel che ricordo io, che la Serie A ha licenza sia su FIFA che su PES. Voglio vedere un attimo come l'interfaccia. Oh, insomma, spettacolo. Mette Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Demme, Insigne, Zielinski, Politano e Mertens davanti. 4-2-3-1, classico di Gennaro, Ivan, Gattuso. A Roma con Mirante in porta, con Jesus, Smalling e Mancini in difesa, Spinazzola, Veretout, Lorenzo Pellegrini, Kasdorp a centrocampo, Mkhitaryan, Pedro, dietro, Dzeko. Ok, si attende solo l'ufficiale inizio della partita. Ecco qua, questo dovrebbe essere Mancini, sono andato. Questo è Alex Meret, Eric Mkhitaryan, questo deve essere Demme, se non vado errato. E si può partire.
Bellissima l'interfaccia della serie A, ragazzi, come quella che c'è su Sky. No, vabbè, adoro. Ok, come già annunciato, il primo gioco è molto, molto, molto lento. Dovrò abituarmi. Vai, Insigne, provaci. Politano non ci arriva per nulla. Palla fuori, si riparte da Mirante. No, c'è calcio d'angolo. Colpo di testa! E c'è il gol! Di Dries Mertens! Di testa, tra l'altro, signori. Di testa Mertens. Papera di Mirante, che se la vede un po' ce l'ha addosso, non è che chiamarla papera. Ragazzi, ha fatto più gol su calcio d'angolo su PES che su FIFA. Grande, grande gol di Dries Mertens, che sblocca qui il match. Ed è 1-0 al 15° minuto per il Napoli. Ovviamente i 6 minuti di FIFA sono molto più lunghi che i 6 minuti di PES, nonostante il tempo su PES si fermi. È quella la ganzata. Mertens! 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 Ciro! Mertens! 2-0! Filtrante impeccabile di Zielinski, signori! E qua Smalling commette un errore veramente madornale. Solo davanti a Mirante c'è scritto spingere dentro. Ed è quello che Ciro Mertens fa. 2-0 Napoli. Troppo belli per ragazzi anche delle esultanze. Ok, qui sembra tipo che Insigne voglia fare qualcosa di un po' sconcio, ma dettagli. Ho cominciato tanto a piovere molto intensamente. Non vorrei che poi mi sgranasse la qualità in fase di editing. Insigne! Fuori gioco? No, gol di Insigne. Esultanza, ragazzi, col cuore, esultanza classica sua. Ragazzi, proprio al limite glielo date, eh. Proprio al limite, infatti vedevo che il 2 non diventava 3. E tu sai che è fuori gioco. Vediamo un attimo. No, no, regolare. Sì, regolarissimo, il gol di Lorenzo Insigne. Ed è 3-0 per il Napoli. Ok, sto giocando con livello medio. Livello che una volta su PES, io ho giocato a PES 2018 online, ho giocato a PES 2017 invece offline, e ho portato anche diverse partite sul canale, si parla ormai di 3 anni buoni fa. Niente, ne approfitto per raccontare questa. E mi ricordo che il livello medio, ragazzi, mi faceva veramente andare di fuori. Invece, ragazzi, sto veramente trovando tutto così molto facile. Mkhitaryan dentro per Dzeko, gol della Roma. Gol della Roma con Edin Dzeko. Torna e segna, in sostanza, Edin Dzeko. Raccoglie il pallone in mano. Kick of glitch, chiamiamolo. Ma vabbè, dai, io primo te lo porto a Roma. Ci può stare. Sono fatte benissimo anche le maglie bagnate, signori. Fatte assolutamente bene. Qua sicuramente Manolas poteva fare qualcosa di un po' più appetibile. Proprio a dirla tutta. Grande triangolazione comunque. Dzeko, Mkhitaryan, Dzeko. E vabbè, signori, gol. Gol della Roma, 3-1. Ci sta. Attacca lo spazio. Buono per Insigne! Anche lui di testa, signori! Anche lui di testa, 4-1, Lorenzo Insigne, risponde subito Edin Dzeko, ancora Zielinski, insomma, è determinante con questi filtranti, e poi sono questi gli inserimenti che io voglio vedere, sono questi, signori, mica cazzi, anche qua Smalling, mi permetto di dire che non è la giornata giusta per Smalling,
e Insigne fa doppietta e fa 4-1, ok? Cerca, no, ancora lì, fuori, palla fuori. Ok, faccio un triplo cambio, faccio entrare Lozano, Lobotka e Lobotka porta fortuna e anche Ghoulam, se non vado errato, a sinistra, che ho messo a sinistra, Ghoulam, sì, ho fatto uscire male lui. 4-1 ragazzi, posso anche concedermi di far cambi del genere. Di Lorenzo, che qua è 82 mentre su FIFA è 76, dietro, va il cross, peccato. Buono qua. Ma 94esimo ragazzi, partita stradominata, finisce 4-1 e adesso è arrivato il momento, oh mio Dio, che veramente non volevo che arrivasse. Dovevo andare su FIFA, oh Dio mio, quanto odio, quanto odio, quanto odio, quanto odio. L'ho messo il telefono qua sotto. Finisce 4-1. Io mi auguro che finisca. Non perché ce l'abbia con la Roma, assolutamente, anzi, ci mancherebbe altro, ma perché comunque ho una forte simpatia per il Napoli e penso che l'abbiate, chi mi segue da tempo, già notato. Detto questo, ragazzi, mi trasferisco su FIFA. Now it's bestemmia time. Siamo su Foot. Siamo su Foot, signori. Oddio, solita amichevole, ragazzi, io devo ancora prendere dell'Ofeu e quindi capolavoro manageriale. No, perché mai? Ah, un budello di tua madre. Ah, il figlio è una grande ladrina. Come cazzo diceva Soviero? Non me lo ricordo. Allora, selezioniamo la rosa. Capolavoro 77. Con Zaza e Palacio davanti, che mi pila veramente male. Creiamo la sessione di gioco. No, devo modificare un attimo le tattiche. Ieri ho trovato, giocando un po', la chiave del tutto. Ovvero, io ragazzi mi auguro funzioni, perché ok, ha già messa a predefinire il suo. Perfetto. Devono inserirsi alle spalle. Cioè, se non lo capiscono da soli, lo faccio capire io con le tattiche. Vi dico, sì, io non so veramente cosa fare. Cioè, e mi trovo veramente con le spalle al muro. Troppa latenza, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ok, AC picchia, questo qua è italiano. E sicuramente ha qualcuno in panchina. Ha qualcuno in panchina. Questo qua, scommetteteci quello che volete. Mette la pausa. Ah, subito. Datemi retta. Questo qua avrà... Vista la media della sua squadra, avrà un Mbappé o Neymar o Messi in panchina. Ne sono sicuro. Sicuro, 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 sicuro. Oh, ho visto un inserimento, signori. Ho visto un inserimento, signori. Ho visto un inserimento, signori. Ho visto un inserimento. Ho visto un inserimento, ragazzi. Ho visto di tutto. Ho visto un inserimento, non ci credo. Cosa hanno visto i miei occhi? Finalmente. Vabbè, la gara è lunga, La gara è lunga, la gara è lunghissima. E da questo, ragazzi, bravo Palacio, ma è arrivato il momento di Morata e Rodrigo. Così provo a contrastare il contrastabile. Mi è preso un mal di pancia intanto. Assurdo, deve essere il ragù. Oh, con calma, Buono. Morata! Vasilic! Gol! Forse autogol! Perché stai esultando Morata, dovrebbe esultare Rodrigo. Sì, autogol, autogol. Bene, 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 2-0. La caparata un po' bug la sua, di la verità. Attenzione all'alto, Rodrigo. No, non puoi Santon farti prendere velocità così. Non puoi Santon farti... Se scampagnate, signori. Ora penso che comincerà a giocare.
Buono Rodrigo, buono Rodrigo, buono Rodrigo. Hakimi, Hakimi, ancora lì. No, cosa ha preso Vasilic? Due parate bug, vabbè, con si è tramutata in autogol, però di certo questo non aiuta. Rodrigo, 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 Rodrigo! Ma come hai fatto Morata? Come cazzo hai fatto? Ok, non lo sto facendo giocare. Pareggiasse sarebbe una anzi, facesse proprio gol sarebbe una vergogna assoluta. Sarebbe la conferma che sei un gioco di merda. Sarebbe la conferma che sei un gioco di merda. Sarebbe la conferma che sei un gioco di merda. Sarebbe la conferma che sei un gioco di merda. Hai fatto fare 4 parate bug a Vasilic. Buono, vai Morata, vai Morata. Vai Morata! Vai Morata! Vai Morata! Vai Morata! 3-1. Ayan, queste cose qua no, eh. No. Ma che cazzo? Rosso? Rosso? Ma davvero? Toglierò Dominguez, che devo fare? Metto lì, basta. Rosso? Ma stiamo scherzando? Poi mi falciano i miei e manco gli ammonisci. Ma siamo seri? Ma siamo seri, signori? Quando va tutto bene, c'è qualcosa che deve andare male. Benvenuti su FIFA. E lui avrà anche sostituito qualcuno, perché ha fatto la pausa più lunga della mia. Che comunque sono entrato e riuscito. Lobotka è già il secondo pallone che sbaglia in ripartenza. Te lo vorrei dire. Vai Rodrigo, vai Rodrigo. Chiocca la Rodrigo, Vasilic. Ecco Santon, no? Mi fa il recupero difensivo. Mi fa il recupero difensivo. E gliela restituisce. No, cosa cazzo interviene a fare? Cosa cazzo interviene a fare, Rodrigo? Santon. Che cazzo interviene a fare se gliela devi ridare, no? E poi Morata, ragazzi, i passaggi. Ogni tanto ti becca qualche filtrante, ma ragazzi, i passaggi proprio. Niente, uta difensiva. L'unico stronzo che si offre di dare una mano dietro, chi è? Hakimi. Poveraccio, ragazzi, l'ho sul cuore quel ragazzo. Ok, sto vincendo, devo mantenere la calma. Una volta che vinco devo mantenere la calma. Ma poi vedo ste stronzate e la calma non la mantengo, perché c'era un uomo libero in mezzo e non gliel'hai data. Testa di cazzo di Lobotka. Ho detto, l'ho chiamato prima porta fortuna su PES, capito? Signora, l'ho chiamato il porta fortuna. L'unica speranza di vincere è che quitti. Per forza. Per forza, devi quittare, se no qua la vedo dura. No, no, no. Hakimi! 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 Buono! Vai Hakimi! Vai Hakimi! Vai Hakimi! Vai Hakimi! Vai Hakimi! Vai Hakimi! Forse offenderti funziona! 4-1! 4-1! Dai! Dai cazzo! Oh, sono questi gli inserimenti! I contropiedi, i cazzi e mazzi che voglio vedere. Finalmente abbiamo trovato per questa partita una quadra. Perdere ora è veramente da coglioni, ma si chiama FIFA questo. Io vorrei sapere chi cazzo è che sta piantando i chiodi, che sento battere da due ore. Cazzo, c'è una mostra in casa mia. C'è una mostra giù, che cazzo stanno facendo? Cazzo fai Radu? Cazzo fai Radu? Cazzo fai Radu? Hakimi! 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 I filtranti, cazzo! I filtranti, cazzo! Gliel'hai voluto far fare! Gliel'hai voluto far fare e l'ha fatto! Tanto è ancora troppo presto! È ancora troppo presto per dichiarare la vinta questa partita! È ancora troppo fottutamente presto! E picchia, 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 il gol lo fanno! Poi quando succede a me il gol non lo faccio. Eccolo il terzo. Il terzo lo fanno. Il terzo lo fanno. Il terzo lo fanno. Ed eccolo qui. Ed ecco qua che si perse un'altra partita.
Santon! 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 Gol! 4-4, vai! Da 4-1, Da 4-1! Grande Santon! I filtranti, cazzo! Stanno... Lo Botka sta facendo una partita di merda. Vai Hakimi. Vai Hakimi, tutto tuo. Vai Hakimi, cazzo! Che bordata! Meritatissimo, signori. No. Che cazzo vuol dire che lo salta? Ma che cazzo! Ma mi stai prendendo per il culo! Mi stai prendendo fottutamente per il culo! Ma perché quando una partita è sulla sicurezza tu devi sempre venire a rompere i coglioni? Con i contropiedi! Gente che dribbla saltando gli uomini! Assurdo! Vai Perisic, fai qualcosa Perisic. Stiamo giocando non in 10, in 9 con te in campo. E ovviamente la palla torna a lui. Stiamo giocando in 9 con te, in 9. Morata! Inutile! No vabbè, ma che cazzo rinvii? Ma è possibile che al 90esimo fate sempre i coglioni? Ovviamente Di Lorenzo, ragazzi, ha la velocità di un pachiderma, la velocità di un cazzo di pachiderma. Lo fai finire? No, non gliela fai fare l'azione. Ah, ecco. Supplementari un'altra cazzo di volta. Una volta che la partita è... controllata, devi venire a rompermi i coglioni una volta che la partita è dominata, stravinta, 4-1, gli fai fare 4 tiri e 4 gol, ma non ti vergogni neanche un pochino, lo dico, inserisciti. Ovviamente i miei non dribblano, non fanno un cazzo. E ora ci si prende il gol in contropiede. Ovviamente vengono saltati come birilli. Vai Hakimi! Non ho parole! Perché consigli queste parate non le fa? No, sono tornato indietro! Perché consigli ste parate? Non le fa neanche a pagarle a oro! E ora se mi fai gol sei un ladro. Vai Rodrigo! Vai Rodrigo! Tanto poi adesso pareggiano, quindi probabilmente anche vincono. Richiudiamoci dietro, vediamo cosa cazzo succede. Vai Rodrigo! Dentro! Morata! Ma no, Olivas, perché Olivas era lì, signori? Datemi una motivazione valida perché Olivas dovesse essere lì. Vai Morata! Rodrigo! Hakimi! Vabbè, almeno si chiude davanti. Chiudiamo davanti, dai! Vai Perisic! Ovviamente calci d'angolo... Un'arma contro sono i calci d'angolo. Adesso un altro quarto d'ora di bestemmie. Sofferenza e sconfitta. Datemi retta. Ma è possibile? Battono anche loro, ho pensato un po'. Ovviamente
i contrasti ne vincessimo uno. Di contrasti ne vincessimo uno. Di Lorenzo, perché sei fermo? Sto qua, c'è l'attacco totale! Ma perché non ho fatto un contropiede? Ora mi tocca andare a perdere o andare ai rigori. No! Hakimi 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 no! Che culo! Che culo! Che culo! Hakimi! Ma che passaggi del cazzo mi sbagli! Perché ci sta andando Perisic? Qualcuno al centro? Ehi, Hakimi, 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 Hakimi. Ehi, non lo fermi neanche morto. Riusciamo a resistere un minuto? Riusciamo a resistere un minuto? O vogliamo fare come la partita scorsa, eh? Via, 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 via. Andiamo ai rigori. Che vi devo dire? Andiamo ai rigori. Andiamo ai rigori. Andiamo ai rigori. Perché Olivas primo rigorista? Buono. Vai. Uno. Lo tira di qua. Lo tira di qua. Lo tira di qua. Lo tira di qua. E lo tira di qua. E lo tira di qua. Andiamo! Rodrigo. Due! Dai. 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 Bravo! Grande consigli, cazzo! Morata! 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 Ah, ma era gol quello di prima? Era gol quello di prima? Dai, 3 su 3. 3 su 3. Gol. Perisic! Se lo sbaglia, abbiamo vinto. 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 Gol. Se lo facciamo, abbiamo vinto. Lobotka. Lobotka. Lobotka! Ed è giusto così! Ed è giusto così! Ed è giusto così! Ed è giusto così! 5 rigori su 5! Ed è giusto così! Giustissimo così, signori! Allora si porta pallone a casa Roger. Primo episodio con 3 vittorie. Vi spoilerò già cosa è successo altre volte, così magari andate a vedervi le mie sclerate. Le mie sclerate, che tanto avete capito che si sclera anche quando si vince. Detto questo, ragazzi, io adesso vado a vedermi, finirmi di vedere Sassuolo Inter, e vado a fare la spesa, vado a farmi i cazzi miei. E spero che questo video, che ovviamente, anche se non ho ancora tagliato, ma sono perfettamente consapevole che sarà molto più lungo rispetto ad altri tipi di video che faccio, soprattutto riguardanti questa serie. E quindi, ragazzi, vi ringrazio. E lasciate tanto tema stadio. Bello però. Cittadella deserta è veramente ganzo. Io vi ringrazio, ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo o domani in settimana. Come avete ben visto, ragazzi, i video non mancano mai. Ciao a tutti e grazie della visione.